Salve a tutti cari amici di evosmart.it, bentornati in nostra compagnia. Oggi torniamo a parlare della MIUI in versione 11. Non un video dedicato all'aggiornamento, perché già lo abbiamo fatto e anzi è stato un video molto visto da voi utenti, circa 40.000 visualizzazioni. Ecco, in queste 40.000 visualizzazioni in molti ci avete fatto una domanda: perché nel mio Mi 9T o perché ancora non ho ricevuto la MIUI 11 sul mio dispositivo? Questo è un video che vi farà chiarezza, vi spiegherò perché ancora alcuni voi utenti non avete ricevuto questo nuovo aggiornamento, vi dirò i piani di Xiaomi proprio lato update. Di conseguenza, come sempre, io ringrazio tutta la community utenti Xiaomi Italia di Facebook per condividere sempre i nostri video. Vi ricordo di iscrivervi a questo canale YouTube se volete rimanere sintonizzati su tutte le novità in ambito Xiaomi, ma non solo, e soprattutto di schiacciare il tasto like per supportare tutta la nostra community. Detto questo, lanciamo subito la nostra sigla. Ho appena aggiornato il mio Mi 9 Lite. Sapete bene, è un dispositivo che amo tantissimo perché secondo me è uno dei migliori dispositivi medio gamma che Xiaomi ha prodotto quest'anno sul mercato. Allora, in descrizione vi lascerò un articolo completo che abbiamo scritto il 16 ottobre. In questo articolo potete trovare tutte le date rilascio della MIUI 11. Quindi, ad esempio, dal 22 al 31 ottobre, faccio per dire un esempio, i dispositivi che Xiaomi ha aggiornato sono ad esempio il Mi 9T, il Mi 9 SE, Xiaomi Mi 8, il Mi 8 Pro, Mi 8 Lite, Mi Mix 3, Mi Mix 2S, i vari Redmi 7, Redmi Note 7, Pocophone F1. Quindi in questa settimana Xiaomi ha preparato l'update per questi dispositivi. Ad esempio, dal 4 al 12 novembre lo Xiaomi Mi 9 e Mi 9 Lite sarà aggiornato. Vedete, in questo caso io ho già ricevuto la versione, quindi Xiaomi ha anticipato, sono date ovviamente approssimative. Di conseguenza, se andate in impostazioni, aggiornamenti, troverete la MIUI 11. Una delle domande che è uscita nel video che vi dicevo prima è stata: Querz, ma perché ad esempio nel mio Mi 9T non ho ancora ricevuto la MIUI in versione 11? Allora, prima di tutto, quando si parla di aggiornamenti OTA, quindi di aggiornamenti che vi arrivano tramite software, non sempre sono in real time. Magari a me può arrivare, magari a voi utenti no. C'è da dire però una cosa: comprare un dispositivo Xiaomi significa comprare uno smartphone che, mettiamo nel 70% dei casi, è uno smartphone ufficiale, quindi venduto dallo Xiaomi Store, venduto da Xiaomi Italia, venduto da store autorizzati. Vuol dire che il prodotto è ufficialmente un prodotto importato in Italia ed è ufficialmente un prodotto global a tutti gli effetti. Di conseguenza ci potrà stare un giorno di scarto tra una persona e l'altra, ma l'aggiornamento deve arrivare. Se avete un Mi 9T, ad esempio, che ancora non ha ricevuto questo aggiornamento, significa che il vostro dispositivo è uno smartphone importato magari dalla Cina, da uno store di terze parti, oppure potrebbe anche benissimo essere un venduto da uno store di terze parti Amazon, ma spedito Amazon. Di conseguenza non c'è la certezza che la vostra ROM all'interno sia la globale al 100% ufficiale. Magari è uguale, è identica, ma questo non vi permette di ricevere l'update. Voi mi direte: ma come faccio io a vedere questo? Allora, ci sono delle sigle. Quindi, se hai un Mi 9T e ancora non hai ricevuto l'update, magari scrivicelo qua sotto nel box dei commenti, dici dove l'hai comprato e da lì poi partiamo a lavorare su questo aggiornamento. Ovviamente la soluzione più semplice, se uno non è un utente, chiamiamolo smanettone, è attendere, quindi attendere che questa ROM venga aggiornata. Però ovviamente c'è anche una strada alternativa, una strada non proprio semplice, ma si può ovviamente effettuare. C'è da fare lo sblocco del bootloader, vi lascerò in descrizione la guida su come sbloccare il bootloader. Va installata una TVRP e va flashata la ROM globale ufficiale che si trova in rete. A quel punto, secondo me, se avete sbloccato il bootloader, avete inserito una TVRP, magari mettete una Xiaomi EU o magari mettete una ROM MIUI.it, quindi una ROM customizzata, così vi potete anche divertire. Vedete, questo è un Mi 9 Lite aggiornato alla MIUI in versione 11. Entriamo nelle impostazioni, info sul sistema. Vedete, questa è la dicitura che dovete controllare nei vostri dispositivi, perché vedete MIUI Global 11.3.2 Stable è la sigla della ROM globale generale, chiamiamola così. Poi ovviamente sotto abbiamo altre diciture, come ad esempio la versione, vedete, 11.3.2.0 aperta e chiusa parentesi PFCE
UXM. Queste sono diciture da controllare, ovviamente nella MIUI però 10. Magari ecco, io in descrizione se riesco vi lascio proprio la dicitura per capire se la vostra ROM è ufficialmente globale, perché purtroppo quando si importano i dispositivi, perché io vi consiglio degli store ben precisi, perché sono sicuro che il prodotto è ufficiale al 100%, perché oramai sono tutti prodotti Xiaomi tra virgolette garantiti. Però vedete, in alcuni casi succede questo, succede che la ROM globale è sì globale, quindi voi ovviamente accendete il vostro dispositivo, c'è la lingua italiana, c'è il Play Store, c'è tutto, quindi per voi è un dispositivo completo, ma in realtà non è così, perché tutti i miei Xiaomi sono prodotti che vengono importati da Massmen, ma sono prodotti ufficiali. Infatti avete visto, il Mi 9T ha tranquillamente l'aggiornamento, il Mi 9 Lite ha tranquillamente l'aggiornamento, devo controllare anche il Mi 9 SE se è arrivato l'aggiornamento, ma non avrò sicuramente problemi, e quindi vi aspettiamo sempre qua sotto, ragazzi, nel box dei commenti. Spero di avervi leggermente chiarito le idee, però non vi preoccupate, se avete necessità lasciate un commento qua sotto, cercheremo di rispondere a tutti. Come sempre, ragazzi, anche per questo video tutto lo staff di evosmart.it vi saluta, vi ringrazia e ci vediamo nei prossimi video.